Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un altro episodio dedicato a voi. Eccoci qua per un'altra puntata dedicata ai vostri video e alle vostre collezioni di orologi, quei simpatici pezzi di ferro con tante rotelline dentro che a noi ci piacciono sia perché hanno le rotelline dentro, ma soprattutto per l'aspetto estetico, no? Ci piace la finitura, l'orologio in sé, l'oggetto, diciamo, no? Ci piace l'oggetto. Beh, certamente conta anche il calibro, tutto quello che c'è dentro, perché infatti a me piacciono gli orologi meccanici, non quelli al quarzo. Però è anche vero che se un orologio è di alta orologeria, che ha un bellissimo calibro superlativo, sopraffino, e poi è brutto, a me non mi interessa, ok? Quindi deve essere tutto l'insieme di cose che vanno a completare l'oggetto orologio per poi mettercelo al polso. E a proposito di polso, oggi cosa ci abbiamo? Ci abbiamo il simpatico Rolex Explorer da 39 mm col suo bel quadrante nero, un classico senza tempo orologio che indosso con piacere perché fa il suo. A me mi piace questo orologio qua. Lo indosso spesso, ora ultimamente lo sto indossando. Devo farli ruotare gli orologi tutta l'estate con i diver, con i diver, con i diver. Poi sono andato in crociera, mi sono portato l'Explorer, il Santos e lo Spirit di Longines, questi tre orologi che erano quelli che avevo lasciato un po' indietro durante l'estate, e ora inizio a indossare questi, no? Ci divertiamo un po' così, li facciamo alternare. Adesso bando ai discorsi inutili e diamo un'occhiatella un pochino a cosa ci raccontate, dai. Buongiorno appassionati, un saluto a te Ciao. Davide. Volevo Ciao. ringraziarti principalmente per il supporto che dai a noi appassionati con i tuoi video. Ci Bravo. intrattieni e ci fai passare delle belle serate. Ah. Sicuramente ti ricorderai di me per lui. Longines Big Eye, che ti avevo fatto vedere un po' di tempo fa sul canale. Bando alle ciance, Sì, me lo ti faccio ricordo. subito vedere alcuni orologi della mia collezione Vai, personale. Parto vai. innanzitutto parlando di chi sono. Sono un giovane commerciante di orologi, ma oggi non parlerò né di offerte né di orologi che ho a catalogo. Vi faccio vedere direttamente la mia personale collezione, Speriamo, almeno alcuni pezzi. speriamo, dai. Sicuramente ti piaceranno. Siamo già da subito con lui. Sono Oh, che bello! un po' particolare, te ne faccio vedere solo alcuni della mia collezione, purtroppo. Ho la serie completa, ma me ne manca uno oggi perché è in revisione. Va bene, dai, facci Lui, vedere. un bellissimo Mega Seamaster, denominato anche Jedi, tutto originale, perfettamente funzionante, in condizioni veramente impeccabili. Certo, è bello, lo vedo. Molto, molto bello. Molto, molto bello. Un po' pesantino, Ehi, ma mattone. è veramente un gran bel Io ho un pezzo top, tieni, vintage tira il e top. anche discretamente raro. Poi partiamo Mai visto io, infatti. la destra, il Mark III, un altro Seamaster che fa parte sempre della famiglia dei 1040 come movimento. Mamma mia, che cassa, eh. Lui con cassa helmet, Darth Vader. Perché non bellissimo di quadrante, no? ma l'ho voluto così perché ha una bellissima storia. Tutto coevo, tutto originale. Ci piace, dai. Anche lui un bel mattoncino, molto particolare anche lui. Poi, Ah, grosso. già qua ti faccio vedere una preview per dopo. Lui, l'Omega Oh. Speedmaster Professional Mark II. Ho anche il suo bracciale, ma purtroppo mi è troppo grande perché è un Top! polso da 16 e mezzo. Tutto originale, perfettamente funzionante. E lui, il classico Mark II. E poi passiamo a lui, sicuramente quello che piace di più a Top! te, È bello, con il suo bellissimo bracciale eh! Rolo. Bravo! Questa è la referenza molto particolare, regata, se vedete qua, è un po' rovinato dalle mie ditate Eh sì, bello. ruvide. L'antiriflesso è leggermente scomparso e dà questi effetti di blu. È lo stesso, ci piace lo Molto stesso. particolare e mi piace veramente tanto, è uno dei miei preferiti. Promosso, cartuccerone. Veramente molto molto Quattro bello. cronografi, E non bravo. se ne trovano tanti. Poi parliamo E di lui. cinque. Lui
Per quello che costa ne vale almeno 3 volte di più. È un quarzone solare, ma con dei dettagli veramente particolari e super dettagliato. Beh sì, vabbè. Costa all'incirca 400 euro, ma dai dettagli e dalla manifattura veramente ne vale molti di più. Vabbè. Veramente una chicca, questa è veramente una chicca. Cassa veramente bella. Non mi convinci, eh? Molto molto bella. Ritornando a noi, spero che pubblicherai il mio video e continua così. Love. Love, ciao caro amico che ci ha messo la faccia, dice che è un commerciante, però non credo abbia fatto niente di male, quindi ha mostrato 5 dei suoi orologi della collezione, che sono tutti e 5 cronografi. Vabbè, il cronografo al quarzo della Seiko, bello, stupendo, tutto quello che volete, ma a me non mi appigliava niente. Gli altri 4 sono dei capolavori, dei piccoli capolavori, perché 3 cronografi degli anni 70 dell'Omega, tanta roba, tra cui il Mark II che è molto molto bello, gli altri 2 sono proprio la cassa, veramente quelle, no, spesse, come usava negli anni 70. E poi il classico Breitling Chronomat, però con la funzione regata, la sua ore 12, che è un po' particolare, che non si vede spesso. Allora ragazzi, ti do un bel 8 perché questi 4 cronografi, sai che non lo conto, questi 4 cronografi valgono molto, ma non in senso economico, in senso di storico, no? In senso di collezionismo, ci piacciono, bravo, sei promosso, soprattutto come hai detto te per il Breitling Rolo, che mi piace tanto tanto tanto. Prossimo video. Ciao Davide, ciao, ci siamo sentiti qualche tempo fa e ti faccio vedere qualche altro pezzo e qualche new entry della mia collezione. E certo, siamo qua a posto. Quindi abbiamo la scatola magica. Opera, ecco fatto. Ti avevo fatto vedere il Monaco 1133, il Breitling 806 Aopa, lo Speedmaster 105012, il Pepsi, vecchia referenza, e il gonfia 16613 blu. E queste 2 sono invece i e 2 nuovi entrati. E vabbè, un po' arcobaleno quello lì, un, eh? Seamaster 2016, anzi 2017, scusami, delle Olimpiadi in edizione limitata Rio 2016. Non mi fa impazzire. Calibro già acquassiale. È un orologio carino, simpatico, particolare, e anche per differenziare da tutti gli altri Seamaster che si vedono in giro. Questo è un 41 mm un po' più piccolino e gli ho messo il bracciale milanese. Bravo. E ti volevo far vedere questo bel gonfiamelo top titanio, octo finissimo, e orologio che pesa 66 grammi. Pensate, movimento con rotore al platino, micro rotore. Non riesco a fartelo vedere. Sì, veramente non si sente al polso, e con questo bel bracciale. Orologio secondo me molto molto bello, particolare, al polso non sembra poi tanto enorme, e però insomma ha una grande portabilità. E niente, ti volevo far vedere questi due new entry. Va bene, della dai, mia collezione, che all'epoca ti era piaciuta. Beh, ciao a tutto il canale, ti saluto, sei un grande. Ciao, esagerato, ciao. Grazie. Fabio da Roma. Ciao Fabio da Roma. Niente, ti do un 8 per questi 2. Naturalmente sono un po' influenzato anche da quegli altri che ci hai fatto vedere, no? Però 8 per questi 2, anche se sono entrambi fuori dal mio gusto, diciamo. Perché l'Omega Seamaster League Olimpiadi di Rio 2016 è un po' troppo colorato per i miei gusti, c'è un po' il quadrante è un po' strano, non perde quelle ondine simpatiche che ci piacciono tanto. Non fa per me, come non fa per me neppure il Bulgari Octo finissimo, che secondo me al polso non l'ho mai provato, a dire il vero, però lo vedo un po' troppo frittella, perché è super sottile, ultra sottile, con un bel diametro cassa, bello, e poi col bracciale integrato, insomma, non me lo vedo bene, non pur apprezzandone
Cioè, per assurdo, se lo facessero un pochino più piccolo, anche un pochino più spesso, non mi farebbe schifo. Cioè, per assurdo, un pochino più spesso. Perché a volte andare troppo sull'ultrapiatto, veramente, cioè, è un foglio di carta al polso. Io vorrei anche sentire della sostanza, come diceva Cicciolina. Passiamo al prossimo video, Ciao Davide, sono va. Alessandro Ciao, da Caserta. Volevo Caserta. farti complimenti per il canale, ti seguo molto spesso e Grazie. molto volentieri. Molto E volevo farti volentieri. vedere la mia piccola collezione, Ma iniziando da certo. questo Swatch, Simpatico. ovviamente al quarzo, che è stato il regalo della mia prima comunione. Un orologio che ho indossato molto spesso. Proprio ieri ho cambiato la batteria e che dire, non Niente. posso esimermi su questo canale a dire che fa il suo. Carino, Bravo. piccolino. Uno Sempre alla suocino. prima comunione posso dire di aver ricevuto questo Hamilton Khaki che monta un movimento 20-95-5 con date ai piccoli secondi a ore Bello. 6, dichiarati 100 metri di impermeabilità. È Simpatico. molto grande per il mio polso, però per l'importanza che hanno le persone che me l'hanno regalato, farà sempre parte della mia Ma è un collezione. tool watch. Invece il primo orologio che ho comprato con i risparmi è stato questo Bravo. Seiko King Tartle fatti Promosso. 2 anni fa. Devo dire che mi sono innamorato di questo orologio e nonostante si vede che è molto grande, la vestibilità è altrettanto buona però. L'unica cosa che vorrei cambiare è questa lente magnificatrice che è Ma davvero molto grande e che mi ha fatto apprezzare orologi che non hanno la lente magnificatrice. Infatti io gli acquisti successivi sono senza lente magnificatrice. Questo monta un movimento 4R36. Per quanto riguarda la lente magnificatrice, cioè, ci si fa l'abitudine, nel senso, poi se ne hai uno, apprezzala per quello che è, perché in realtà sul mio Dayjust, no, alla sua funzione la svolge, perché è veramente uno di quegli orologi nei quali la data la guardo volentieri, perché la riesco a leggere bene. Sugli altri, che la metto a piccolina, ore 4, una scusa, e quasi quasi dico, ma non mettetela nemmeno, perché tanto non riesco a leggerla. Cioè, se devo prendere una lente per mettermi lì a vedere la data, allora tanto vale che tiro fuori il telefono o che chiedo a Alexa, scusatemi. Poi il discorso che è grande lo indossi volentieri, quell'altro di prima, l'Hamilton, è grande, invece non lo indossi volentieri. Lo devi ragionare come un tool, fosse un tool watch, no? Un orologio da tecnico. Quindi quando lo indossi devi guardarlo con quegli occhi lì, perché sta anche a noi guardare gli orologi con un certo tipo di sguardo, no? Non vanno guardati tutti uguale. Ora, la scimmietta li guarda in un certo modo, no? Quindi lei, il suo modo è quello languido, non è quello. Noi dobbiamo guardarli con un certo modo, nel senso, per ogni orologio ha una tipologia di orologio nella quale va inserita, e lui lo dobbiamo guardare per quello che è, non per quello che potrebbe essere se fosse stato più piccolo, se fosse. Se mia nonna c'aveva le ruote, era una carriola, no? Successivamente, visto al polso di un amico, è stato questo Seiko Bello. SPB147J1 che Questo monta mi è sempre piaciuto. movimento 6R35. E quando l'ho visto al polso di questo mio amico, mi sono letteralmente È innamorato di bello questo questo, sì. orologio. E appena ho avuto la disponibilità, l'ho preso. Bravo. È veramente fantastico. Niente, è semplicemente stato amore a prima vista. E ultimo acquisto è stato quello di un altro Hamilton. Il Marf, che conosci molto bene, Bravo, ma da quant'è che è questo? recensito sul canale, e quindi non ho molto da dire oltre a quello che insomma hai detto già. Non, se non che è possibile magari mettere il bracciale dell'orologio dell'Alpinist, magari giusto per curiosità. Infatti, io l'ho ordinato e aspetto che mi arrivi in modo da avere anche il bracciale Ma dell'orologio. no, Fitta molto bene fitta molto su bene. questo qua. Niente Davide, questa è la mia piccola collezione e ti saluto, ti faccio ancora Saluti, tanti complimenti per il canale e grazie, rock. Rock. Ma come fitta molto bene? Cioè, praticamente hai scoperto, non so come, non so dove, non so perché, sicuramente tramite i forum di appassionati, le chat oppure i gruppi Facebook, che il bracciale dell'Alpinist Seiko fitta, cioè si adatta perfettamente al Marf, all'Hamilton Marf. Va bene, siamo tutti contenti di questa cosa, ma io non la approvo assolutamente. Non metterei mai il bracciale di un Seiko su di un Hamilton. Non perché, come non metterei mai un bracciale di un Hamilton su di un Seiko. Cioè, sono due cose, due famiglie, due marchi differenti. Non vado a fare questa roba di inquinamento semplicemente perché secondo me ci sta bene il bracciale. Tanto più che il bracciale del Marf deve uscire. Stanno facendo una versione del Marf col bracciale in acciaio, uscirà l'orologio intero bracciolato,
E dopo un certo momento sarà possibile ordinare il bracciale di Hamilton direttamente e metterlo sul tuo che è cinturinato. A quel punto cosa farai? Ti ritroverai con un bracciale della Seiko, marchiato Seiko in più, perché vorrai sicuramente quello originale della Hamilton. Va bene, detto questo, collezione particolare, due Hamilton e due Seiko. E io ti do, sai qua, ti do anche un bellotto che è maggiore di tutti gli altri, magari voti di gente che c'ha Rolex o Audemars Piguet, bla bla, 8, 8 perché mi è piaciuto il tuo percorso, come dicono al Grande Fratello, nel collezionismo. È da poco che ti sei appassionato, hai limitate disponibilità, diciamo nemmeno tanto limitate perché i soldi ce l'hai, l'hai spesi, però insomma vai piano piano, passo passo, c'hai 4 orologi di cui uno regalato che sono completamente adatti a quello che stai facendo, quindi io ti do 8, in barba a chi si lamenta delle votazioni, ma non c'è nessuno che si lamenta, è un gioco ragazzi, però ti do 8 perché anche perché mi sei simpatico, una volta che uno mi sta simpatico fatemi esagerare, no? Esageriamo. Ciao Davide, sono Ciao Alessio, Alessio, abito ad Arezzo Arezzo. e questo è il mio primo video che ti faccio per farti vedere insomma la mia piccola collezione. Insomma, quindi sarò molto molto veloce, Vai. ecco. Questo ti faccio vedere il primo orologio che ho comprato, Cos'è? che è questo Explorer 2 Bravo, primo orologio, così. del 1997. Top. Referenza 16570, orologio molto bello, Molto bello. poi fa sempre la sua figura, insomma sta molto bene al polso, Ah, certo. anche se è un orologio diciamo un po' sottovalutato. Ma no, perché? L'altro Sono che meglio ce l'ho quelli lì al che polso è quello quelli che moderni. solitamente uso più spesso, che è questo Rolex Air King Hacking. Super Precision, anno 1962, referenza 5500, molto bello, Top, guarda. particolare, e stava molto bene al polso. Poi avendo anche un polso molto piccolo, mi sta molto bene. Bravo. Infine, Infine. quello, praticamente faccio vedere l'orologio che usa mia madre, che lo tengo io in Oh, ma collezione, com'è che è piccolo. questo Rolex Lady da 26 mm, praticamente è un braccialetto. Anche questo è anno 1000 degli anni 70, molto bello, quadrante con numeri romani. Molto molto carino. Bah, sì. Grazie Grazie del tempo che mi hai dedicato, a te. ti faccio un in bocca al lupo. Grazie. Ciao, a Ciao, presto. a presto. Allegria e spregiudicatezza. Va bene, dai, mi hai fatto vedere tre Rolex, di cui uno Lady, uno è un Hacking un po' vintegino, quell'altro anche degli anni 90, insomma. Ma cioè, a uno che se questi sono solamente i tuoi orologi, no? Non ti viene voglia di provare altri marchi, altre robe. Primo orologio, il Rolex Explorer 2. Non so come nasce la passione in una persona. Cioè, non hai nemmeno tantissime disponibilità economiche, nel senso che se no avresti preso magari quello moderno o quello più nuovo, invece sei andato a prendere orologi abbastanza datati, anche che costano un pochino di meno rispetto a certi altri, no? Quindi come se tu volessi proprio solamente Rolex, non lo so, e mi sto incartando ragazzi, ma c'è qualcosa che non mi piace in questo sistema qua di tre orologi, tre Rolex, uno della mamma, due miei, dagli anni 90. Tutto il mondo dell'orologeria che c'è, ma mettici dentro anche un Citizen Promaster, uno che diventa entusiasta per questo cazzo di Rolex, di Citizen Promaster. Vabbè, dai, non so, sono un po'. Ti do un 7, dai, ti do un 7 perché gli orologi sono belli, però mi aspetterei un po' di più da qualcuno che è appassionato di orologi, eh. Mi aspetterei qualcosina di più. Cioè, nel senso che anch'io ho i Rolex, ce li ho, eccolo qua, ce l'ho. Gli orologi sono fatti benissimo, nel senso ogni volta che io metto l'orario e lo carico a mano, no? O regolo l'Easy Link,
Lo sento, si sente che è un orologio fatto bene, è uno degli orologi fatti meglio in Svizzera che ci sono, questo è poco ma sicuro, però non si può sempre fossilizzarsi su marchio e basta, secondo me, forse sono un po' polemico, un po' troppo. Vabbè ragazzi, il voto te l'ho dato, no? Sì. È venuto fuori un video corto perché ne ho messi quattro, ma di questi quattro, tre erano veramente corti, quindi quello che è venuto è venuto. Prendetela come una pillola, no? Tanto di video ne sto sfornando a bizzeffe e prendetele un po' così a puntate, dai, tanto sono puntate. Ok, vi ringrazio per essere arrivati fino qua, spero vi sia piaciuto anche se un pochino corto e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube. Love!